E qui in questo punto esattamente finiva la famosa via Appia, via che partiva da Roma e arrivava fino a Brindisi, esattamente qui. Brindisi grandiosa, Brindisi che ci racconta di una storia importantissima. Questo era il porto dei Romani. E qui, di fronte alla fine della via Appia, si trova la casa dove si racconta che è morto il poeta dei campi, il poeta dell'impero, il grande Virgilio. E noi con questo scenario naturale, questo scenario storico, vogliamo andare a trovare alla nostra Isabel Tramacere che si trova in terra ionica. Oggi gusteremo un piatto ionico salentino, esattamente a San Giorgio Ionico. Lì, insieme a tanti amici, potremo preparare un piatto gustosissimo e coloratissimo. Insieme a Pasquale, Angela e Anaida prepareremo i friscelli con la salsiccia e la rugheta. Andiamo tutti a San Giorgio Ionico. Oggi siamo a San Giorgio Ionico, anche qui sentiremo i profumi e gusteremo delle prelibatezze salentine. Anaida, chi sono questi ragazzi? Te li faccio presentare, si presenteranno loro perché la nostra gioventù, questi sono un gruppo tradizionale di San Giorgio che suonano dappertutto nella nostra provincia. Allora, chi chiamo? Toni? Toni Altevilla, parla del vostro gruppo. Allora, il nostro gruppo è nato a San Giorgio 3 anni fa e portiamo avanti appunto la tradizione locale. I canti che si facevano una volta, Emma Paola l'abbiamo coinvolta con noi, con il violino, uno strumento appunto tipico, tradizionale, molto brava, e ci fa piacere Bravissima! tenerla qui con noi. Vincenzo Cuomo, appassionato percussionista di tutti i generi, pure Vedo che ne avete di ogni specie, lui. È una mia insomma. piccola collezione, Ah! ma ho gli altri a casa. Accidenti! Alcuni sono sporchi di sangue perché loro, alla furia di battere sopra i tamburelli, non si accorgono che si fanno male le mani e È il nostro continuano. martire, Vincenzo. Accidenti! No, io li ho visti. È Natascia Duci, cantante e ballerina di Selvatina. E io Altavilla Dalio. Silvia Cavallo. E Antonio Mella. Bravissimi! È permesso? Prego. È permesso? Buongiorno! Chi troviamo qui, Pasquale? Troviamo la cuoca che è, ovviamente è lei la, diciamo, sì, Certo, è lei il cuore della nostra trattoria. Friccelli. Aglio, la salsiccia piccante d'oggi. Vabbè, semipiccante, che poi risulta alla fine semipiccante. Sbriciolata. Già abbastanza ricca di ingredienti con il pepe. Un po' di pepe, pomodorini. È già il profumo. Anaida, che dici? È già invitantissimo. Una cosa importante è che poi quando si deve girare un po', rimestare dentro con il cucchiarotto di legno. E perché? È perché se no quello in metallo, diciamo, maltratta un po' il pomodoro e quindi quello di Quindi legno questo è il invece. segreto, Angela. Non si fa sempre il cucchiaio di legno in cucina. Questi sono i friccelli. Chiaramente l'acqua salata, però non c'è di più. Non si deve fissare perché la salsiccia è questa qui. Perché è già bella gustosa. E il segreto perché un piatto E sia quindi gustoso. ne esalta un po' anche, diciamo, la genuinità del Perché prodotto. non si fa cuocere molto. Questo è un piatto tradizionale loro, però si sente sempre la presenza dell'elemento rucola. La rucola che cresce. Ma è vero, è Allo stato vero. naturale. Anaida, tu l'hai già assaggiato questo piatto? Io l'ho già assaggiato, se era per me rimanevo sempre. L'ho già
assaggiato perché poi i friciti entrando nel sughetto fatto da questi pomodorini poi si saltano, si saltano. Semplice e buona. Eccolo qui. Eccoli qua. Anche i colori come si sposano, bianco, rosso e verde. È vero. Siamo In tema di unità d'Italia, esatto. Ecco. Per festeggiare il 150esimo. Sì, che l'hai fatto apposta, perché ne altre risente. No, ce ne abbiamo tante altre, però voglio dire, eppure l'avete visto in diretta, sono prodotti normalissimi, l'olio, certo. Questa salsiccia, tocchettini di pomodoro ciliegio e ovviamente rucoletto, basta, non c'è più niente, insomma, nessuna aggiunta di nessun altro segreto particolare, no, tranne la qualità degli ingredienti e la bravura di Angela. Teoricamente a chi vuole anche a casa può preparare questo piatto che è molto... Eccolo là, guarda che colori e che sapore. Ma il profumo! Ecco il piatto. Vince il mare da due punti, ogni bacio è un posto. Qui abbiamo ricreato uno spaccato di quella che era un po' la casa e le consuetudini di una volta dell'area ionico-salentina. Non dimentichiamoci che San Giorgio Ionico, sino al 1927, si chiamava San Giorgio, non c'era ancora la desinenza Ionico, San Giorgio sotto Taranto, provincia di Lecce. Ah. Questa casa dell'area ionico-salentina è composta dal pollaio, quindi lo puddaro. La fossa drurumata era la buca dove ci si buttava il letame prodotto nella stalla. Ricordo che mio nonno aveva la mula che attaccava sotto il travino, che si chiamava Peppina. E ricordo una cosa particolare. La mula Peppina? Sì, la mula. E ricordo che mio nonno, per andare a un fondo di terreno, addirittura gli suggeriva nell'orecchio. Cioè parlava con la mula? Sì, c'era proprio questo interscambio culturale. Ricordo l'uomo che sussurrava la mula, ricordo nell'orecchio gli diceva, ricordo che c'era una zona che si chiamava Forno Vecchio, e quindi a Forno Vecchio. E lui ci si poteva anche addormentare sul carro, la mula Peppina, buona Peppina, ti portava a Forno Vecchio. Ovviamente lì ci abbiamo il cucinotto economico, sì. La credenza, il braciere con l'asciugapanni, sì. Il tavolo con le sedie impagliate, il piatto reale, l'ursulo, lo stipone da questa parte, la piattera, la spindolatora, lo spindolaturu, l'utata e la buonanima. Era un po' questo il cucinotto di una volta. Ecco, la camera da letto, fine 800, primi 900, è alta così perché essendo le case piccole e anguste, il sotto del letto veniva utilizzato per mettere le varie provviste. Ah. Ovviamente la culla, quindi l'anaca, di qua abbiamo poi il comò con di solito per una profonda religiosità che era un po' in essere, infatti era tempestata da immagini sacre. C'era sempre il santo sotto campana, il sediolino con il cacaturo. Quello lì è il banco di più origine salentina, che serviva per mettere, era un po' il sediolino di una volta, dove si metteva il bambino tutto fasciato. Quando noi parliamo di civiltà contadina, non parliamo soltanto di ciò che era legato al lavoro agricolo, ma tutto ciò che ruotava in quel mondo rurale, in un periodo storico ben preciso, metà 800, metà 900, un periodo storico epocale. Pasquale, ma io adesso ho un certo languorino. Come lo vuoi spegnere questo languorino? Secondo te? Vediamo un poco come sono questi frigelli. La fine del mondo, vediamo, sono buonissimi. Signor cameraman, mi dispiace per lei. Ma è rimasta asciutta. Io credo che oggi non riuscirò a parlare per concludere il servizio. Complimenti ad Angela, Pasquale, Annaida, noi vi verremo a trovare prestissimo perché siete stati gentilissimi e perché questi fricelli sono veramente la fine del mondo. E quindi, a tempo record li abbiamo tirati fuori. A San Giorgio si vive bene, si mangia benissimo, vi verremo a trovare di nuovo. Con piacere. Grazie per l'accoglienza, alla prossima. Io mangio, eh.